Che cosa vede la gente se guarda questo libro? Io personalmente vedo il libro di Sun Tzu, L'arte della guerra. Magari altre persone vedono un libro rosso, altre ancora vedono delle pagine scritte a computer con dei disegni. Un monaco zen invece vede una nuvola. Una nuvola perché senza nuvola non può esserci la pioggia, senza pioggia non possono esserci gli alberi, senza alberi non può esserci il legno da cui noi uomini creiamo la carta. Poi pensano che sia io quello fuori di testa. Secondo la cultura taoista cinese, infatti, tutti gli accadimenti che vengono al mondo sono legati tra di loro da interrelazioni di causa ed effetto. Il trattato di Sun Tzu, L'arte della guerra, non fa altro che analizzare questi accadimenti sotto il punto di vista militare. Un punto di vista che può essere riadattato ai giorni nostri in campo finanziario, manageriale, sportivo e di crescita personale. Bentornati a tutti, io sono Davide. E oggi parliamo del Trattato della Guerra, un libro che ormai ha più di 2500 anni, ma che tutt'oggi viene letto e riletto dalle scuole manageriali giapponesi e che ognuno di noi dovrebbe leggere per capire anche un po' di storia taoista. Il primo punto del manoscritto che voglio condividere con voi è che nell'arte della guerra, la guerra è di vitale importanza per lo Stato. Per Stato, ai giorni nostri, si può considerare noi stessi o un'impresa, un'azienda, una società. Che è necessario competere perché se non ce ne occuperemo ci sarà qualcun altro che ci sovrasterà. Guardando al futuro mi vengono in mente le case automobilistiche che sono di fronte a una sfida epocale. L'auto elettrica si presuppone che sia il futuro e se le case automobilistiche non saranno in grado di cambiare ed adattarsi a questo mondo, probabilmente per loro sarà la fine e saranno spazzate via dal mercato. Nonostante abbia più di 2500 anni, l'arte della guerra è ancora molto attuale. Quando correvo in bici l'insegnamento del mio direttore sportivo è sempre stato quello di concentrarmi sulla qualità e non sulla quantità ed è quello che dice Sun Tzu durante la preparazione di qualsiasi battaglia, concentrarsi a minimizzare le perdite, sia umane che monetarie, concentrarsi sulle battaglie che si possono vincere e combattere solamente quelle. La base della qualità rimane lo studio ossessivo dell'avversario, la conoscenza di se stessi, del proprio campo di battaglia e dei concorrenti che ci circondano. Un esempio dell'antica Grecia, come quando gli Achei nella guerra di Troia riuscirono a vincere la guerra nonostante persero moltissime battaglie durante quei 10 anni. Attraverso il cavallo di Troia. Oppure anche nel mio sport, nel ciclismo, quando le squadre durante il Giro d'Italia o il Tour de France decidono di lasciare temporaneamente la maglia del primato, la maglia rosa o la maglia gialla, ad una squadra concorrente, perché mantenerla per tutte le 3 settimane del giro sarebbe troppo dispendioso e comporterebbe troppi sforzi, proprio perché l'obiettivo è quello di vincere la guerra e vincere il giro in questo caso. Non è quello di essere primi per il maggior tempo possibile. Quello che ci fa raggiungere la vittoria è la strategia. La pianificazione di tutto ciò che ci circonda, con il fine di pianificare per evitare di combattere. Questo è il fine ultimo di Sun Tzu, quello di cercare di approcciarsi alla guerra con il fine di non combattere la guerra. Il più grande esempio di applicazione di questa strategia lo abbiamo dai russi, che per 2 volte riuscirono a vincere la guerra, prima con Napoleone, poi contro i tedeschi di Hitler, senza combattere, semplicemente utilizzando la difensiva, conoscendo se stessi, conoscendo il loro territorio, soprattutto conoscendo il nemico, con la ritirata russa. L'inverno fece il resto. Secondo Sun Tzu, la guerra la vince chi non commette errori perché ha studiato se stesso, l'avversario e ciò che gli circonda. Vince il generale o il manager che ha creato un esercito, una squadra o una società forte e fedele con il generale. E vince lo Stato che mantiene sempre l'iniziativa, mantenendosi al passo con i tempi e con il mercato. Il libro di Sun Tzu è una pietra miliare dei fondamentali manageriali, deve essere su tutte le scrivanie dei manager e deve essere letto e riletto per comprendere appieno la sua utilità. Lo consiglio a tutti, indipendentemente da quello che si fa, perché è una forte crescita personale capire com'era il mondo 2500 anni fa e capire che questo mondo non è poi così cambiato. Ciao a tutti, alla prossima settimana!